La pirolisi è un processo fisico. È simile a una combustione, però avviene in assenza di ossigeno, quindi è un processo di combustione, se vogliamo, anaerobico. Questa è la differenza sostanziale tra, diciamo, la combustione normale e la pirolisi. A cosa ci può servire questo principio? Allora, innanzitutto, bruciando la biomassa, la legna, attraverso questo processo che è la pirolisi, noi non bruciamo direttamente la biomassa, bensì bruciamo i gas che sono contenuti all'interno della biomassa. Cosa avviene all'interno della biomassa durante questo processo? Le molecole si scindono. Pirolisi o piroscissione. Piro, fuoco, lisi, scissione, divisione per mezzo del fuoco. Quindi si scompongono questi legami e viene liberato il gas che si trova sempre all'interno delle biomasse. Il primo fattore importante che viene semplice immaginandoci una cucina a gas, il fornello classico dove noi cuciniamo. La particolarità di questa fiamma è che non crea fumo, okay? Perché stiamo bruciando appunto i gas e non la biomassa. Questo è molto importante perché, ad esempio, le stufe a pirolisi possono essere utilizzate senza una canna fumaria. E quindi senza un'aspirazione dei fumi. Io sempre sconsiglio comunque di farlo perché durante la fase, ad esempio, di accensione e spegnimento c'è un piccolo rilascio di fumi e se per dire utilizziamo questa stufa per scaldarci e ce la dimentichiamo accesa, quando è finito il gas all'interno della stufa inizierà comunque a bruciare la biomassa e quindi si creerà il fumo che chiaramente se non abbiamo una buona reazione o uno scarico di fumi ci andrà a riempire la casa di fumi. Quindi utilizziamo il gas della legna al posto che bruciare direttamente la legna. Altro fattore molto importante dell'utilizzo del gas e non della biomassa direttamente sono le temperature che raggiungiamo bruciando il gas. Per capire le temperature è meglio spiegare che tipo di gas è contenuto all'interno della biomassa. Questo gas viene definito e viene chiamato syngas o gas di sintesi, che è un gas che in realtà non è un singolo gas, ma è un miscuglio di vari gas in proporzioni diverse in relazione al tipo di biomassa che stiamo utilizzando. Quali sono i gas che utilizziamo? Sono metano, idrogeno e monossido di carbonio. Sono tutti e tre gas infiammabili e che quindi quando vengono a contatto con l'aria prendono fuoco. Poi la percentuale di questi tre gas dipende, come dicevo prima, dalla biomassa che utilizziamo. Ad esempio, le bucce di mandorla contengono un alto contenuto di idrogeno. Più è alto il contenuto di idrogeno all'interno delle biomasse che noi utilizziamo, più le temperature saranno elevate. Che temperature possiamo raggiungere? Io con i miei prototipi sono arrivato a raggiungere all'incirca i 1200 gradi. Quindi altro fattore, la temperatura, quindi niente fumo, temperature molto alte. E il terzo fattore, che è molto importante della pirolisi, è qual è lo scarto. Lo scarto della pirolisi non è la cenere come siamo abituati a vedere, ad esempio, in una combustione normale. Quindi in una stufa, alla fine del processo di combustione, rimarrà cenere. Se invece la biomassa la pirolizziamo, alla fine quello che ci rimane è carbone. Poi viene chiamato in tanti nomi, viene chiamato carbone agricolo o biochar, però sempre di quello si tratta di carbone vegetale. Poi che tipo di materiale noi possiamo inserire all'interno di questa stufa? Tutto ciò che è biomassa, però c'è un limite nel senso di umidità, ok? C'è un tasso di umidità che la stufa pirolitica non accetta e quindi si spegne. Questo tasso è circa del 15%, quindi all'interno della nostra stufa pirolitica possiamo mettere scarti di legna, anche il pellet, bucce di mandorla, bucce di arachidi e anche scarti alimentari previamente essiccati. Quindi estrarrò da questa biomassa il gas che diventa calore e energia e in più mi rimarrà alla fine del processo questo biochar che posso utilizzare come meglio credo, o bruciarlo di nuovo o utilizzarlo come fertilizzante. O anche magari utilizzarlo come filtro, perché il carbone viene utilizzato come filtro dell'acqua e come filtro dell'aria. Questo è un po' a grandi linee quello che è una stufa pirolitica. Allora, stiamo facendo il prototipo della stufa pirolitica. Vediamo i materiali che abbiamo utilizzato. Sono una lattina di acquaragia in acciaio,
Quindi utilizzeremo questa lattina per il bruciatore. Notiamo poi le due serie di fori. Questi sono i fori, questi in alto sono i fori dove il gas verrà succhiato, diciamo, verrà succhiato e prenderà fuoco. Questi invece sono i fori inferiori da cui il gas verrà tirato e portato nei fori superiori. Il diametro di questa latta dovrebbe essere 80 mm. Questa è una latta nel quale era contenuto cibo per cani. Abbiamo chiaramente tolto il tappo superiore e tolto, grazie a un apriscatole, il tappo inferiore. Abbiamo creato un supporto, cioè delle gambe su cui tutta la stufa pirolitica si reggerà per permettere una migliore areazione e anche magari per poterla sollevare senza il rischio di scottarsi. Che cosa abbiamo utilizzato per le gambe? Dei fisher che sono fissati all'interno con le loro viti. La cosa buona è che internamente i fisher ci servono anche da supporto per il bruciatore. Per il fissaggio della stufetta pirolitica utilizzeremo questo super sigillante che è un mastice refrattario che arriva fino ai 1250 gradi. Bene, vediamo adesso cosa è stato fatto. Abbiamo tagliato la parte inferiore della latta in modo da creare una leggera turbolenza nell'emissione dell'aria all'interno dell'intercapedine. Vediamo che il supporto, le gambe della stufetta sono state fissate attraverso il mastice refrattario, sia all'esterno che all'interno. Possiamo notare qui che è stato applicato il mastice refrattario anche per bloccare i flussi d'aria in modo che sia obbligata l'aria, i gas, a entrare in questa linea di fori. La stufa a pieno carico contiene 366 grammi di pellet, mentre il peso della stufa a vuoto è di 300 grammi, 302 grammi. Ora per l'accensione inseriamo un po' di paraffina. Ora diamo via al cronometro che è partito e accendiamo, ci aiutiamo con un pezzo di carta. Ora attendiamo che inizi la gasificazione. Sblocca. Ok, siamo a 3 minuti e 40 e la fiamma, possiamo notare, vai dentro. È già iniziato il processo di gasificazione. E ora la fiamma blu è partita. Si può vedere il gas che esce dai fori e la fiamma blu. Ora vediamo invece se si riesce a vedere l'incandescenza raggiunta. Eccola lì. Bene, si vede che il rame raggiunge l'incandescenza, il punto di incandescenza, ma non riesce a raggiungere il punto di fusione. Ok, ora è finito il pellet, vediamo cosa rimane. È rimasta un po' di cenere e del pellet incombusto. Fantastico.